tappa è l'area 23.600. Partiamo da qui, se vuoi condividere anche il tuo grafico, andiamo a vedere con te quali sono le tue analisi e le tue previsioni. Molto volentieri, peraltro tu sei testimone del fatto che mi hai chiesto il titolo di questo focus ieri nel primo pomeriggio, quando ancora i mercati non si erano sviluppati al ribasso in maniera piena, e quindi direi che abbiamo avuto un occhio lungo, come si suol dire, no? Sì, io mi rifaccio, vero, verissimo, confermo. È vero, cioè non è che questo titolo l'abbiamo deciso stamattina, quindi un po' era abbastanza facile strutturarlo, no, l'abbiamo fatto in tempi non sospetti, quindi siamo abbastanza contenti di aver letto bene. La cosa che io, il mio approccio è sempre di analisi tecnica, molto basica, chi mi segue anche grazie a voi lo sa, supporti, resistenze e pullback. E io su Milano, così come su Francoforte, ho intravisto qualche giorno fa, nel momento del massimo rimbalzo, un perfetto pullback ribassista. Punto. Era un vecchio supporto dinamico, molto bello, molto consistente, è stato toccato e il mercato ha tentato di riportarsi al di sopra di questo supporto, non c'è riuscito, via, si scende, si shorta, che poi è quello che ho fatto. Perché ho chiamato questo target in zona 23,6? Perché onestamente la discesa, ma anche la conseguente fase di recupero del mercato, è stato un cosiddetto V reversal, quindi molto veloce, e non ha permesso al mercato, graficamente parlando, di andare a sensibilizzare alcune aree di prezzo. Quindi a livello dinamico, che sono le trend line con cui lavoro più volentieri, non ci sono grandi riferimenti. Un riferimento invece che probabilmente vedono tutti e che peraltro ha una doppia valenza è area 23,6. In area 23,6, nella piena fase euforica del recupero, si è realizzato un gigantesco gap up, e normalmente, soprattutto in fasi come quelle attuali, diventa una sorta di calamita per gli operatori, perché non avendo riferimenti alternativi di qualità ne cercano evidentemente di comunque consistenti. Sì. E per me la teorica chiusura di questo gap è un riferimento molto interessante. Fra le altre cose, quell'area di gap up, che secondo me sarà un po' il target obiettivo di questa discesa, me lo auguro, come ho già detto in apertura, sono abbastanza short, va a corrispondere anche con dei livelli di buona sensibilità a livello di ritracciamento. Quindi se dovessi oggi prefigurare uno scenario di area target per questo davvero bellissimo pullback ribassista, vedo 23,6, dove spero arriveremo e dove probabilmente io per primo chiuderò tutte le posizioni short. Quello è il mio target obiettivo in questo momento e non ne vedo di alternativi. Mi permetto di completare questa breve view, perché sì, abbiamo parlato di questo pullback perfetto evidentemente da parte di Milano Borsa, di Milano Mercato, però Milano è notoriamente un mercato che vive un po' di riflesso a mercati più consistenti, più scambiati, ed è esemplare ciò che ha fatto Francoforte, anche lei qualche giorno fa, anche Francoforte con una dinamica grafica molto simile, ha tentato sul massimo del rimbalzo di riportarsi al di sopra di area 14,850, che come potete vedere era un'area supportiva davvero molto lavorata, poi breccata durante lo scoppio della guerra in Ucraina, recuperata velocemente, e ancora una volta il mercato, quando ha normalizzato il suo andamento, quindi ha annullato gli effetti eccessivi di percezione del rischio sulla crisi ucraina, è ritornato a scendere. Cosa molto importante che stamattina mi ha fatto, come dire, stampare questo bel sorriso sulla faccia, è il fatto che poi Francoforte, a differenza di Milano, avesse sul breve costruito un bel supporto dinamico, area 14.380, 14.4, e finalmente stamattina l'ho rotto al ribasso. Quindi per me si apre e si va, fra virgolette, a consacrare quella lettura ribassista a cui accennavo in apertura. Ecco, ok, benissimo, solo in conclusione di questo focus, poi tra poco diamo spazio anche alle richieste, ma nella tua watch list c'è qualche titolo in particolare che vuoi segnalarci? Quindi facciamo la cosiddetta dichiarazione del conflitto di interessi in anticipo, grazie Emanuela. Allora, in maniera molto trasparente, questo è il mio trading account sull'azionario, quindi senza che ci giriamo attorno. Sì. Sono short su Autogrill, Prismian, Tesla, Amazon, Unicredit, McDonald's, Johnson & Johnson, Amplifon e Tenaris. Come potete vedere sono quasi tutti verdi, soffro un po' su Tenaris, che in effetti è una shortata un po' avventurosa, perché oggi shortare energia con il petrolio che causa crisi in Ucraina deve giustamente tenere, se non salire ancora, non è stata una grande intuizione, però su 9 operazioni aperte un errore può stare. Quelli sono i miei titoli, e quello che è in più grande gain in questo momento è proprio Autogrill,
E lì mi sono legato, oltre chiaramente al tema grafico, si vede molto bene anche in questo caso la ripetitività dell'approccio. Cosa ho fatto su Autogrill? Esattamente lo stesso ragionamento che ho fatto quando vi ho mostrato Milano. Quindi anche in questo caso pullback ribassista. 1, 2, il breakout, il pullback short qui, il pullback short di nuovo e ci ho provato. Fra le altre cose, pur vero che Autogrill ce lo dimostrò durante lo scoppio della pandemia, è molto sensibile al rallentamento dei cicli economici o della mobilità, insomma è un contesto di guerra, di certo non è lo scenario ideale in okay. futuro a livello prospettico, quindi mi sembra una bella operazione short e ci sono già i presupposti probabilmente per parlare almeno di monetizzazione della metà della posizione, ma lo farò nelle ore a venire. No, certamente, vabbè, insomma, operazione trasparenza c'è sempre, bisogna mostrare effettivamente quello che si fa, soprattutto se poi si danno anche suggerimenti, quindi ti ringrazio Pietro.